Salve. Sì, è il secondo vlog che faccio per strada in questo modo. Solo perché non ho tempo. Oggi è sabato. Sì, in questo preciso momento è sabato e sto registrando i vlog che voi vedrete fra circa un'ora. Non so che ore sono, ma fra circa mezz'ora dovreste vedere questo video. Allora, prima di tutto, passano macchine, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Grazie. Mi sento una creatura aliena a parlare così al telefono a qualcuno per mezzo di strada. Comunque sia, sto tornando a scuola, se vedete le orecchie rosse è perché ho tenuto le cuffie per tutto il tempo. Comunque, farò tutto veloce, signori. Siamo a 197 iscritti e ringrazio Steffi, un nome in giapponese che non ho voglia di leggere perché è troppo lungo. Posso elencare nell'altro vlog, non riesco a leggere le stesse robe che ho scritto. Comunque sia. Recap dei video. Nell'ultimo vlog sono usciti. Sì, gente, ho un post-it così, devo segnare tutto quanto. Sono usciti la parte 25 di Crash Bandicoot. Passano robe. Il mio video che parla del gruppo del canale Telegram. Ci saranno più informazioni nella descrizione, signori, voi non vi preoccupate. Poi, un video dove parlo della community di YouTube Italia, che consiglio a tutti quanti di andare a vedere. Poi la parte 26 di Crash Bandicoot e un video ignorante che ho fatto con Care insieme a... con Care. Che ho fatto con Care mentre si giocava a Fast Lad in modo ignorante. Comunque sia, sto rallentando il passo perché davanti a me c'è gente. Abbasso anche la voce perché non voglio farmi sentire parlare tipo un pazzo. Comunque sia, Luca Comics. Se ci sarò domani a Luca Comics, più o meno dalla mattina fino alle 5 e mezzo, 6 del pomeriggio, farò quote di Cave Story. Ho delle foto di me vestito da quote, anche se non è trucco, adesso ve le faccio vedere in sovraimpressione, mentre sto parlando. Ebbene sì, quello che vedete sono io vestito da quote. Tenete conto anche che te avrò anche del trucco, quindi avrò la pelle e le mani grigie. E qualche cosa si faccia. Comunque sia, i vestiti sono quelli, mi riconoscete per i vestiti. Dopodiché, ultima cosa veloce. Sto cercando di montare lo speciale di Halloween, ma non so se ce la faccio in tempo, quindi metti in pausa un momento. Perfetto, fatto ripartire, ora posso anche allungare il passo perché questa volta ho gente dietro. Mi sento ancora un pazzo parlare per strada da solo, ad un telefono in questo modo. Comunque sia, speciale di Halloween, ci sto lavorando, non so se riuscirò a farlo uscire per Halloween, passa macchina. Grazie. So che mi sto inquadrando di cazzo, ma comunque sia, sto cercando di lavorare sullo speciale di Halloween. Se ce la faccio bene, se non ce la faccio male. Quindi, al limite se lo vedrete in ritardo, però vabbè. Sto cercando di fare del mio meglio. Ora signori, con io in mezzo di strada, un traliccio dietro, la fruit qui sotto e la medaglietta fiera, lo zaino sulle spalle, direi che è un cane lì e un camioncino mi viene davanti. Direi che questo vlog si può ritenere concluso, dato che sono in un punto di strada abbastanza peloso poiché sono messo almeno in questo modo. Potete vedere il tizio che cammina. Paesaggio incredibile. Sono nel deserto della morte, signori. Sono nel deserto totale della morte. Comunque sia, qui era 2787. Questo era un vlog pre-Lucca Comics. Spero che siate riusciti ad ascoltare quello che avevo da dirvi. So che era inquadrato di merda, fatto col cazzo, ma vabbè. Ho già dovuto fare una volta un video in questo modo, quindi ci si vede Lucca Comics per chi viene.